lo spirito con cui vivere questa grandissima festa dell'Eucaristia. Sion loda il Salvatore con inni e cantici, impegna tutto il tuo fervore, egli supera ogni lode, non vi è canto che sia degno. Queste parole dovremmo farle nostre, perché dinanzi al mistero dell'Eucaristia e a quello che la Chiesa crede e insegna del mistero dell'Eucaristia, se avessimo tutto il fervore dei serafini e dei cherubini messo insieme, se fossimo capaci di lodare il Signore più di quanto le lodano le schiere dei santi e tutti gli angeli messi insieme, come diciamo prima della consacrazione, unendosi al loro canto, no? Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti e noi ci uniamo dicendo santo, 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 e se cantassimo per tutta la vita non adegueremmo ciò che Gesù merita per quello che si è inventato con l'Eucaristia. Questa Santa Messa, come sapete, cade anche nella vigilia, è la vigilia del Corpus Domini, quindi la messa prefestiva, ma è il giorno in cui la Chiesa ricorda un suo grande santo, che è Sant'Antonio da Padova, a cui evidentemente nella seconda parte di questa breve omelia dovrò fare riferimento, anche perché al termine della messa, come sapete, dopo la Santa Messa faremo anche il sacramentale della benedizione del pane di Sant'Antonio, in modo tale che possiamo viverlo come un'esperienza autentica di vera fede e sincera devozione, ecco, quindi non niente di, ecco, come dire, umano, superstizioso, ma accogliendo questo dono particolare che in questo giorno la Chiesa fa ai fedeli che lo desiderano. L'Eucaristia, brevemente, ecco, ogni anno bisogna ricordare da dove nasce la festa di oggi. La festa di oggi, penso che tutti ricordiate, nasce da un importante miracolo eucaristico avvenuto in Italia, in provincia di Viterbo, nei pressi del lago di Bolsena, nella chiesa di Santa Cristina, per opera di nelle mani di un sacerdote boemo che era tormentato dal dubbio, ecco, circa la modalità della presenza di Gesù nell'Eucaristia, capite? Perché io sempre racconto anche chi sta da questa parte dell'altare, cioè celebra, ma non è che ha, come dire, le visioni, non ce le ha. Sotto questo punto di vista è molto simile la condizione di chi sta dall'altra parte dell'altare. Quello che vedete voi, state tranquilli che vede anche il sacerdote consacrante, a meno che Dio non faccia qualche miracolo, cosa che accade ben di rado. E lui aveva questo dubbio, dice: ma io che sto facendo? Ma veramente io durante la messa si rinnova il sacrificio della croce? Sapete cosa insegna la Chiesa? Stiamo sul Calvario, con l'unica differenza che Gesù non soffre e non effonde il sangue violentemente, ma la separazione del corpo e del sangue sacramentale sull'altare riproduce esattamente quello che è accaduto sull'altare, sul Calvario, capite? Questo insegna la Chiesa. La presenza di Gesù nell'Eucaristia non è simbolica, non è una caramella, non è un simbolo. È presente, insegnava Paolo VI, santo adesso nella Mysterium Fidei, in corpo, sangue, anima e divinità, così come è presente in cielo, identico. Anche qui l'unica differenza è che non ne vediamo le membra somatiche, fisiche, ma la sua presenza è legata alle specie eucaristiche. Avete sentito San Tommaso dice: se tu lo spezzi non gli fai male al Signore, perché dividi soltanto il segno. Ecco perché vi raccomando e vi ripeto la raccomandazione, specie in questo periodo in cui dobbiamo accostarci alla comunione con le norme restrittive previste, attenzione ai frammenti, controllate per come deve essere, perché il problema di quando si riceve la comunione in mano, il problema principale è la possibilità della dispersione dei frammenti, che non devono essere dispersi. Quindi controlliamo sempre. San Tommaso raccomanda la cura e l'attenzione, non è mai abbastanza verso l'Eucaristia. Anche le norme della Chiesa, che insomma raccomandano al celebrante tutta una serie di osservanze, i sacri lini corporali, la purificazione eccetera, sono espressione di questa fede. Certo, la presenza di Gesù è legata ai frammenti visibili del Signore, che se cominciamo, cioè se stacca un atomo, capite, di pane consacrato, chi lo vede un atomo di pane consacrato, capite? Quindi la teologia cattolica insegna che la presenza reale è legata alla sussistenza delle specie, anche minime, purché però siano visibili ai sensi, perché altrimenti qui andremo tutti quanti al manicomio, capite? Però ecco, un frammento visibile dobbiamo farci attenzione, non dobbiamo disperderlo. Questo perché, capite, questa è la fede della Chiesa, capite? Così la presenza di Gesù, una volta che si lega al Santissimo Sacramento,
Guardate, io dico sempre ai bambini del catechismo, ma secondo voi, se io consacro un'ostia, c'è qualcuno che la può sconsacrare? Ultimamente ho letto in giro anche delle follie che è meglio non citarle dal pulpito. Una volta che un'ostia è consacrata, nessuno la può sconsacrare, niente e nessuno la può sconsacrare. L'unico modo con cui si dissolve la presenza di Gesù dall'Eucaristia, come sapete, è quando l'ostia è consumata. Quindi quando entra dentro di noi e viene, come dire, consumata dal nostro organismo, tenete però sempre presente, ve l'ho detto e ve lo ripeto, che da quando ricevete l'ostia, chi c'è il cronometro attacchi il timer, per 15 minuti minimo tu c'hai la presenza reale di Gesù in te. Quindi io spero che quando sarò andato via da Sermoneta, così come è successo in altre comunità, abbiate imparato, chi fa la comunione, che non sta bene, perdonatemi insomma, perché io queste cose ve le devo dire come sacerdote, senza voler offendere nessuno, ma se tu esci subito dopo la benedizione, ti porti a spasso nostro Signore. Io ho il dovere di dirtelo, capito? Cioè, avete visto come diceva Santa Bernardetta a Lourdes, no? La Madonna mi ha detto di dirvelo. Non vi posso obbligare a crederlo, no? Però attenzione, capite? Uno dei motivi per cui, questa è una confessione, io amo pregare un po' con i fedeli al termine della Santa Messa, è che specialmente chi ha fatto la comunione, ecco, se facciamo un po' di silenzio dopo la comunione e facciamo quei 5 minuti di preghiera, capite, vi metto un po' tranquilli, non c'è il pericolo, ci portiamo a spasso il nostro Signore, capite? Quindi è importantissimo questo qui, cioè in questo tempo, e poi chiudo questa prima riflessione, quindi questa è la fede della Chiesa, quindi la messa come rinnovazione del sacrificio del Golgota, la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, e quindi il fatto che quando faccio la comunione non prendo una caramella, non prendo un simbolo, ma prendo Gesù vivo e vero in persona, è la sintesi della fede cattolica nell'Eucaristia. Ed è per questo che essa viene circondata di tutte quante le adorazioni anche esteriori che gli sono dovute e che sono sempre troppo poche. Con l'Eucaristia, ricordate sempre, non si esagera mai, si esagera sempre in difetto, mai in eccesso. Questo teniamolo sempre presente. Quindi questa festa, anche il doloroso evento del lockdown, diciamo così, e anche le condizioni ancora un po' penose, ecco, e dolorose in cui siamo presenti a messa, io credo che vadano lette e debbano essere lette per me e per tutti come un momento in cui il Signore dolorosamente ci fa un piccolo richiamo, cioè come è stato fino ad oggi il tuo rapporto con la messa, come è stato fino ad oggi il tuo rapporto con la comunione, capite? Perché noi apprezziamo le cose, come sempre, quando ci vengono tolte, capite? Questo capita con le persone, capita con i beni, capita con le situazioni. Se ce l'hai, quando non ce l'hai più, cominci a pensare un po'. Ecco, allora per vivere in maniera costruttiva anche questo stranissimo evento di questo indimenticabile 2020, io penso che una cosa opportuna sia che nel silenzio del nostro cuore, del nostro rapporto personale con Gesù, ci mettiamo davanti a Lui e facciamo un buon esame di coscienza circa il nostro rapporto con l'Eucaristia. Bene, brevi cenni su Sant'Antonio da Padova, uno dei santi più famosi e più popolari del mondo. Sapete che la benedizione del pane è legata anche ad un miracolo di Sant'Antonio, perché si era affogato dentro una bacinella d'acqua un bambino, la moglie, la madre si era terrorizzata, dice: guarda, se questo bambino risuscita, quanto pesa? Io ogni anno l'equivalente del peso di questo bambino lo darò come pane ai poveri. Sant'Antonio è andato, gli ha resuscitato il bambino, perché Sant'Antonio ha fatto dei miracoli strepitosi, lo sapete che alcuni santi Nostro Signore li ha benedetti concedendogli di fare le cose che a noi più fanno impressione, perché noi siamo tutti quanti impressionati dai miracoli, capite? Anche se non vedete segni e prodigi voi non credete, no? Ecco, ma il miracolo più grande di Sant'Antonio qual è, secondo voi? Che ha risuscitato i morti, che ha fatto uscire i pescetti a bocca aperta quando si è messo a predicare alle acque, d'accordo? No, oppure che c'era un avaro, tutti gli aneddoti veri, era morto un avaro e lui disse: guardate che il cuore di quell'avaro non sta dentro il cadavere, sta dentro la cassaforte. Sono andati a aprire, hanno aperto la cassaforte e ci hanno trovato il cuore. Quindi Sant'Antonio, è santo, tanto è vero che è diventato santo, uno dei casi santo subito, che adesso è andato di moda recentemente, è successo nel 1230, è stato il primo caso della storia della Chiesa canonizzato a un anno dalla morte, subito, a furor di popolo, d'accordo? Il Papa non poteva fare altro che dichiararlo subito santo, perché tutti pensavano che fosse santo. Ma qual è il grande miracolo di Sant'Antonio, il più grande?
che tra l'altro noi ce l'abbiamo anche una spia, siete mai stati a Padova alla Basilica di Sant'Antonio? Cosa è rimasto incorrotto di Sant'Antonio? A Ingua, perché Sant'Antonio non è stato il più grande, come dire, fautore di miracoli, ma è stato il più grande predicatore di tutti i tempi. È stato uno che quando ti proclamava il Vangelo alla francescana, lui è stato prima agostiniano, quindi ha avuto una grandissima cultura, poi è diventato francescano e anche il primo ad insegnare teologia nell'ordine dei frati minori, cosa su cui San Francesco aveva qualche piccola remora, ma ha vinto Sant'Antonio su questo, capite? Quindi con la sua straordinaria cultura, ma anche con il suo ardentissimo amore, perché la forza della predicazione è l'amore a Gesù. Io non so se ve ne accorgete voi, ma vi dico che le persone, più che quello che si dice, quando sentono predicare, stanno attenti a come lo si dice. Cioè se chi predica ci crede a quello che vive, a quello che dice, vive quello che dice, soprattutto se ama quello che predica. Questa è la predica più eloquente di tutti, capite? Se uno può fare anche un discorso super aulico e super colto, ma distaccato e freddo, quello non tocca il cuore di nessuno, ed è per questo che provocava tante conversioni Sant'Antonio. E anche perché nel parlare era molto molto chiaro, sapete, la predicazione francescana è molto molto scarna e essenziale, Qui dentro sta chiesa è venuto a predicare un mio grande omonimo, infatti ogni volta che ci penso dico io me ne dovrei andare lontano. Conoscete un certo San Leonardo da Porto Maurizio? Questi muri qui sicuramente quando ha predicato lui hanno tremato, era uno di quelli veramente straordinari. Leggete il resoconto, è uno dei grandi santi che ha predicato qui dentro, anche lui francescano. I francescani che te la mandavano a dire, ti facevano l'elenco dei peccati più comuni commessi durante quel certo periodo storico, dicevano convertiti, se no te ne vai all'inferno. Proprio dette, proprio, perdonatemi, in parole molto molto poco poetiche e molto prosaiche. Capite la gente, finite le prediche di Sant'Antonio c'erano le file davanti ai confessori e la gente si convertiva e cambiava vita. Ecco, questa è la grandezza di Sant'Antonio, cioè i miracoli che sono stati fatti e che il Signore gli ha concesso servivano a accreditare la sua predicazione, non a creare il culto della personalità o a dire ecco il santo, ecco i miracoli, capite? È sempre così, perché ciò che ci adimira il Signore in ogni cosa che fa, in tutte, è sempre il bene e la salvezza delle nostre anime, che è la cosa più grande e il miracolo più grande, perché diceva San Tommaso d'Aquino, e concludo, l'autore di tutto quello che vediamo, la messa del Corpus Domini, la sequenza, tutta roba di San Tommaso d'Aquino, che è stato il più grande cultore dell'Eucaristia. E lui diceva, la conversione di un peccatore, cioè una persona che vive lontana da Dio e si avvicina, è opera più grande della creazione dell'universo. Guardate che la creazione dell'universo è tanta roba, Ma la conversione anche di una sola persona è opera più grande. Per cui se un prete per tutta la vita converte una persona sola, una, già quella vocazione ha avuto la sua ragione di essere, perché non c'è bene più grande. Bene, con questo spirito celebriamo il Corpus Domini, ringraziamo e veneriamo Sant'Antonio e vivremo poi questo gesto, poi darò qualche raccomandazione pratica, come al solito, durante la benedizione. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.